spalla dentro, colpo di testa, Rodrigo Beccao, porta in vantaggio l'Udinese, esordio da sogno per lui, alla prima di Castiglia col cross lungo per Çalhanoğlu che schiaccia, segna il Milan con Hakan Çalhanoğlu. Brozovic carica al destro, deviazione e la palla finisce in porta, l'Inter è in vantaggio, Brozovic dal limite, Barella alza il cross, Lukaku fa in cielo a trovare il pallone, a trovare Pilotti, prova a puntare Musacchio, l'ingresso in area di rigore, Pilotti limite, parte il tiro, fa Pulgar, perfetto, spiazzato Donnarumma, la Fiorentina. Ottima giocata, Chiesa in allungo, Ribéry era pronto a colpire, va a colpire Castrovilli, raddoppio della Fiorentina. Ribéry, Ribéry, la sterzata, Ribéry, la firma di Ribéry, 3-0 Fiorentina, una grande partita. Leao prova a prendere velocità, Leao, Leao fino in fondo, che giocata e che gol, Rafael Leao, fugge 3-1, i fischi chiarissimi per Giampaolo, per il Milan. La giustificazione che posso trovare è stata quella della responsabilità, forse troppa responsabilità nel doverla vincere, forse, che ha pesato nella lucidità fisica e mentale. Abbiamo sbagliato tanto, non puoi sbagliare tanto. Dai. Biglia lungo a cercare lo scatto di Çalhanoğlu, l'aggancio di Çalhanoğlu che si gira, cerca la conclusione, Çalhanoğlu, che gol, da dove ha segnato Calderoni, a buon tiro, ci prova Calderoni, che gol dalla distanza al secondo minuto di recupero, 2-2, una grande delusione per il Milan che ha dominato il primo tempo. Dalla bandierina Veretout, palla sul primo palo, prolungato sul secondo, arriva Dzeko che è di testa, l'uomo mascherato mette la palla in porta, il cross sta arrivando, Teo Hernandez controlla e calcia con il destro, la palla deviata finisce all'angolino, il Milan pareggia, la stessa volta da Calabria, regalata ancora Dzeko, prova a andare dentro per Pastore, palla che schizza buona per Zaniolo, ancora Zaniolo contro il Milan, la Roma ritorna in vantaggio. Lo spazio è il momento giusto, Immobile si muove adesso e fa sul pallone, Ciro Immobile colpisce ancora, alza in zona Piontek, Bastos pareggia il Milan, autogol di Bastos dopo il tocco, Lazio meglio con Luis Alberto, l'esterno palla per Correa, aveva la posizione, Correa, il gol della Lazio con Correa, un altro assist al bacio di Luis Alberto, fuori il pallone, va da Bentancur, dentro Higuain, dentro Dybala, Dybala con la finta, Dybala in area di rigore, con un gol straordinario, la Juventus in HD passa in vantaggio con il destro, fa gol Paolo Dybala. Succede che Higuain è fuori gioco, Insigne vuole il controllo, Insigne, Insigne va al tiro, il crescio del palipieno, non è finita, Lozano, rete, Lozano, Napoli in vantaggio. Prende velocità Hernandez, l'inserimento centrale di Krunic, scarica Krunic, Bonaventura, Bonaventura, rete, gran gol di Bonaventura, pareggio del Milan. Sinistro, Sepe, Milan, sembra preso bene la mira, poi gol di Teo Hernandez, che risolve una mischia, Teo Hernandez sblocca la partita, 2 minuti dal 90esimo, 1-0. E Atalanta, Milan. Gomez lascia lì Conti, gran giocata, Gomez in porta sotto la traversa, gran numero del passo di Gosens, non eccezionale, va sul destro e la mette dentro con il taglio di Pasalic, Ilicic servito, Ilicic stop in aria, la difende Ilicic, torna sul destro Ilicic, 3 volte, 3-0 per la Dea, non c'è pressione, Ilicic doppietta, 4-0. Scatto di Muriel, prende il tempo a Musacchio, Donnarumma in ritardo, Muriel supera tutti, Muriel a porta libera, 5-0 per la Dea. Non credo sia il momento di chiedere scusa, nel senso che chiedere scusa sarebbe facile, dobbiamo riguadagnarci quello che abbiamo perso oggi attraverso altri tipi di prestazioni, perché non siamo questi qua e non possiamo essere questi qua. Il rigore, controlli Leao, Leao il tiro deviato, palla che si pena, rete, Milan in vantaggio, ha segnato Leao, Hernandez in mezzo, Ibra al volo, rete, è tornato.
dentro Ibra e segna il gol del 2-0. Castiglieco alza la testa, alza pure il pallone, cerca Ibra che vola e fa la torre al centro, esce Padelli male e Rebic infila la bandierina, pallone verso che si sul secondo palo, Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic ha segnato ancora. Stenza prova anche a colpire, sbatte su Hernandez al volo, Brozovic palla all'angolino e battuta ancora Inter, Sanchez tutto buono, tocco fuori, Vecino, Vecino ha fatto 2-2 in 2 minuti l'Inter. Andreva palla in area di rigore, deviata di testa, deviata da De Vrij e gol del 3-2 dell'Inter. Il calcio d'angolo invece porta via un bel assist per Moses che vuole Lukaku in area, Lukaku chiude il derby, Romelu Lukaku con gol numero 17 del campionato, è 4-2 per l'Inter. Tutte le caratteristiche messe in campo erano quelle adatte a mettere in difficoltà i nostri avversari. Chiaro che in 3 minuti è cambiata la partita. Di rigore il paraguaiano, un occhio in mezzo, Sanabria, sino in fondo, il cross, Pandev, Milan 0, Genoa 1. Immediato il cross forte, il tacco di Scione, l'intervento in scivolata di Cassata, il raddoppio del Genoa San Siro, Cassata il marcatore, 0-2. Finisce il match a San Siro, il Genoa batte il Milan 2-1, sale a quota 25 in classifica. Prima Palo Rebic, ce l'hanno più forte, centrale Castiglieco, segna il Milan, la sbaglia, può andare da solo allora Rebic per il 3-1, Rebic contro Gabriel, Rebic non sbaglia, Leao cross per lui, segna Rafael Leao, gioca così il suo primo cross molto lungo, Salemakers la lascia lì, che si gira, Mirante parata e poi Rebic, Mirante parata, Rebic sotto la traversa, segna ancora Ante Rebic, Çalhanoğlu 2-0 per il Milan. Rigore deviato male, palla buona per Leao che calcia e trova la porta, Rafa Leao sul secondo palo, lo cerca Salemakers, la palla intelligente e arriva sulla palla intelligente l'autogol, tiro deviato, un flash di Hakan Çalhanoğlu, il più in forma mette subito la firma e Milan in vantaggio al limite, la sposta è tutto solo Rebic, servita adesso, controlla Rebic, 3-0 per il Milan, che da spettacolo Ante Rebic, Rabiot galoppa, Rabiot prepotente, galoppata di Rabiot, la cosa più bella della sua stagione, Adrien Lamancio di Pjanic per Ronaldo, Ronaldo non sbaglia mai davanti, spiazza Szczęsny, segna dopo Lazio e Inter anche alla Juventus, palla interna per Çalhanoğlu, palla dentro per Ibrahimovic, ancora che sì, slalom, prende sì, fa 2-2, all'improvviso pareggia il Milan con deviazione, si gioca per il vantaggio però perché la palla si zappona per Leao, 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 le finte, Leao, Rafa Leao, fa 3-2, incredibile a San Siro, ancora Leao dalla palla, palla di Alessandro sbagliata, attenzione, c'è in area di rigore, Rebic, 4-2, 4-2 di Ante Rebic, in zona tiro, che sì, lo prova, Frank Essi al 55esimo, un missile terra-aria che sbatte come un treno lì, Çalhanoğlu invece dentro per Ibra, posizione regolare, Zlatan Ibrahimovic, 2-1, doppietta di Ibrahimovic. C'è anche Ibrahimovic, palla per Ibra, Ibra, rete, Ibra, 3-0. Mila Bonaventura, c'è Leao in zona, il pallone per Leao, il portoghese, Leao al tiro, rete, Leao, cala il poker del Milan con un bel gol dell'ex giocatore del Lille. Che diventa buona per Castiglieco, che arriva da Ibra in area di rigore, prova Ibra e sfascia la porta, fa 2-0 per il Milan, riscatta il rigore sbagliato, raddoppio rosso in area di rigore, Bonaventura defilato, ritorna da Castiglieco che fa 3-0 per il Milan, l'assist di Jack Bonaventura, il sigillo è di Samu Castiglieco. Un bilancio molto, molto positivo perché il nostro girone di ritorno è stato un girone di ritorno pieno di risultati positivi e soprattutto di prestazione convincente, si riparte dal nostro modo di stare in campo, dalla nostra mentalità
e dal nostro modo di lavorare tutti i giorni con grande disponibilità e convinzione. Dove 644 giorni dopo riprende il discorso europeo del Milan, i rossoneri sono saliti in Irlanda per giocarsi il primo di quelli. Calhanoglu per Ibrahimovic che scaccia l'attenzione, infila il primo palo e porta avanti Milan al 23. Calhanoglu, Mancino ristabilisce subito la parità. Se non c'è Ibra ci pensa il 10, 1-1. Indirizza fuori per il piazzato, schema perfettamente riuscito, caviglia rigida. Fischia Kiel Manzano, fa Calhanoglu che incrocia al destro e fa 2-2 all'ultimo. Decisimo rigore per il Rio Ave. Ader lanciato, questa volta Donnarumma la para, respinge Gigio Donnarumma, ha sbagliato un calcio di rigore. Ibrahimovic protegge e poi è toccato, calcio di rigore. Andanovic, Zlatan, Ibrahimovic. Uno contro uno su D'Ambrosio. Prova ad andare in velocità, Rafael Leao salta l'avversario. Ecco la traversale per Zlatan, Ibrahimovic, 2-0. Dice che può bastare, il Milan batte l'Inter per 2-1. Anche da Lott. Castiglieco, buona giocata, cross per Krunic, la gira di testa e segna il suo primo gol con la maglia del Milan. Dentro Oge, visto, può andare uno contro uno, Oge accelera, in area di rigore, Oge, la chiude lui, la prima volta con la maglia del Milan. Andare canto, si accentra, poi scucchiaia dentro per la grande palla di Leao, entra in porta col pallone, Zlatan Ibrahimovic, il solito asse, quello con cui Milan ha vinto il derby. Ora con doppio passo di Leao che strappa sul canto, mette una gran palla per Salamakers, che fa 2-1, fa tutto, sempre Rafa Leao, raddoppio del Milan, destro che spiazza Mirante, Milan torna in vantaggio, 3-2. Vince con Brahim Diaz che va dentro, alza la testa Ibra, cerca Brahim Diaz con il sinistro, rientra sul destro Brahim. Grande palla per Diogo Dalot, Diogo Dalot, Diogo Dalot, 3-0. Ibrahimovic in rovesciata, ancora Zlatan Ibrahimovic senza mancare Hernandez, e poi va la cross verso Ibra, la controlla Ibra, gira Ibra di testa, rete Ibra, incredibile, inarrestabile, immarcescibile. Cross per Ibrahimovic che arriva, si infila e la mette all'angolino, ancora Zlatan Ibrahimovic, fantomica, è vicino area di rigore, va l'uno contro uno con Manolas, poi la alza per Ibra può sbagliare e fa 10 in campo avanti, rientra Manolas a un'estensa, poi cambia fronte ancora Belet, tocca ma non basta, la chiude il Milan col gol dell'1-3 al 95esimo. Ce lo trova uno contro uno di Rebic, che fa Rebic davanti al portiere da solo, al centro per Samu Castiglieco, come che sia, tocca appena appena secondo palo, sbuca Romagnoli e il Milan trova il gol del vantaggio, la rete del capitano di testa. Che sì, infallibile, 2-0 Milan. Attenzione, altro pallone recuperato da Cristi che serve Eduard in area, Eduard! Il pallo netto ed è il 2-0 per il Celtic, incredibile. Ah, San Siro lancia da Noglu, giro! Scritto. Una pennellata straordinaria di un gran giocatore e Milan si accentra lui tra gli avversari, infiltra in area e poi la piazza meravigliosamente, un gol fantastico questo di Auge. Giocata, la scena dell'avversario, Auge apre l'interno, ormai sta diventando il gol calanzipario ed è prima in classifica anche in Europa. Dobbiamo vincere, sono contento perché
ragazzi si vanno sempre a trovare pronti, non è assolutamente scontato fare questa buona partita. Spalla dentro, torna in partita il Milan, Aria per Calabria, cross dentro, Rebic, straordinario Sepe, Hernandez, doppietta di Teo Hernandez, ha pareggiato il Milan al 91esimo. Del Milan che attacca, palla in profondità di Sepe, via al tiro rete, subito il vantaggio del Milan, portiere sarà lunga, portava da Salmeckers, ha raddoppiato il Milan, 2-0. Çalhanoğlu, palla che gira verso il secondo palo, il colpo di testa da parte di Rebic che porta il Milan in... Parte Çalhanoğlu con il destro, spiazza Reina, dopo 5 mesi torna a segnare il Ciro Immobile con il destro, super miracolo da parte di Donnarumma, poi Luis Alberto e la Lazio accorcia le distanze, non è bastato. Cataldi avvolgente, Milinkovic per Immobile al volo, la sentenza di Ciro Immobile, tredicesimo. Çalhanoğlu, colpo di testa di Hernandez, in pieno recupero, il Milan rimette la freccia, rimette la testa avanti, si riprende. Oh, is on fire. Is on fire. Leao, sì, anticipa Montipò, Montipò deve tornare in porta, Leao, sottrarre la palla a Teo Hernandez che però va, avanza da solo. Brahim, palla in verticale per Leao, Leao, il Milan è avanti al 25esimo con il gol di Rafael Leao, palla lunga, occhio a Ibra, entra in area Ibra per il 2-0 che arriva, è gol, convalidata la rete di Zlatan Ibrahimovic che era stata annullata inizialmente da Abisso, poi invece dopo un check Ibra col destro, Skorupski respinge, arriva Rebic e fa 1-0 per il Milan che passa comunque in vantaggio con Ante Rebic.